Antonio Conte si espone con chiarezza in merito al suo futuro, e lo fa pubblicamente. E si preannuncia così un ritorno in panchina incredibile. Guarda tutto il video, perché l'indizio emerso è un chiaro messaggio ai tifosi. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juve è alle prese con una decisione cruciale in merito alla guida tecnica del prossimo anno. E quanto è emerso ha dell'incredibile. I tifosi si sono subito scatenati e ora sognano il ritorno alla vittoria e al dominio degli avversari sul campo. L'aria è carica di emozione nella Juventus con la notizia del possibile ritorno di Antonio Conte come allenatore che scuote i cuori dei tifosi. È una decisione cruciale per il futuro della squadra e quanto è emerso arriva direttamente al cuore dei tifosi bianconeri. Antonio Conte, da tempo svincolato, esce chiaramente allo scoperto e fa vibrare l'animo dei tifosi bianconeri con un messaggio ufficiale sul suo profilo Instagram. Non parla di Napoli o Milan, bensì della sua Juventus. È un segnale forte che riaccende la fiamma della speranza per un ritorno trionfale. Il cambio di didascalia su Instagram è infatti il dettaglio che fa tremare i cuori degli juventini. Conte sceglie di condividere una frase tratta dal suo libro, La realtà è il campo, ed è lì, soltanto lì, che si misura la forza delle ambizioni, la forza dei sogni. Testa, cuore e gambe, una frase che per lui rappresenta la Juventus. Ora vi chiediamo, volete Conte alla guida della Juve il prossimo anno? O preferite una figura completamente nuova come Motta? Scrivetelo nei commenti sotto al video. È come se Antonio Conte volesse dire ai tifosi, sono pronto a tornare a casa. Questo messaggio non può che far sognare i tifosi della Juventus, perché sanno quanto Conte abbia contribuito al successo della squadra in passato. È un richiamo alle emozioni, alla passione e alla determinazione, che ha sempre contraddistinto il suo approccio al calcio. E ora, con la prospettiva del suo ritorno, i sogni di gloria tornano a bruciare nel cuore di ogni tifoso juventino. È la realtà del campo che conta, e Conte lo sa meglio di chiunque altro. È lì che si misura la forza delle ambizioni, la forza dei sogni. E per i tifosi della Juventus, il ritorno di Conte potrebbe essere l'inizio di una nuova era di trionfo e successo. Sognano con il cuore e con le gambe, pronti a seguire il loro allenatore verso nuove vittorie e conquiste. La Juventus è pronta a riprendersi il trono del calcio italiano e Conte potrebbe essere la chiave per aprire le porte del successo. Tra Allegri e la Juventus sarà addio. Arrivano le conferme, la situazione è davvero molto tesa. Guardate tutto il video per scoprire cosa sia successo. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La tensione nella Juventus è alle stelle e le recenti parole di Timothy Weah, dopo lo 0-0 contro il Milan, gettano ulteriormente benzina sul fuoco della già accesa polemica tra giocatori e allenatore. Dopo i recenti sfoghi di Cambiasso, Chiesa e Vlahovic, Weah si unisce al coro, sottolineando la difficile situazione che la squadra sta affrontando. In particolare, le sue parole sulla sua esperienza in bianconero rivelano una profonda frattura tra la visione di gioco di Allegri e le aspettative dei giocatori. Weah, nel suo intervento post partita, ha espresso la sua delusione per il momento difficile della squadra, ma ha anche lanciato una frecciata chiara ad Allegri. Ecco le parole di Weah. Per me fisicamente in Serie A è molto difficile, perché faccio solo corse. Su e giù. Normalmente giocherei in attacco, alla Juve gioco solo in difesa. Il suo commento sul fatto di giocare solo in difesa, anziché nel suo ruolo naturale in attacco, è emblematico della frustrazione che molti giocatori sembrano provare nei confronti dell'approccio tattico del tecnico. Su questo vogliamo il tuo parere. Secondo te Allegri fa giocare fuori ruolo Weah e altri calciatori della Juve? Scrivilo nei commenti sotto al video. Queste parole mettono in evidenza la mancanza di sintonia tra l'allenatore e alcuni elementi chiave della squadra, creando un'atmosfera di conflitto che rischia di compromettere ulteriormente le prestazioni sul campo.
D'altra parte, le dichiarazioni di Allegri continuano a sollevare polemiche, con il tecnico che sembra scaricare le responsabilità dei risultati negativi sulla dirigenza e sui giocatori. Il suo riferimento a una rosa che forse non è all'altezza delle aspettative suggerisce una critica implicita nei confronti della qualità del team a sua disposizione, alimentando ulteriormente le voci su una possibile rottura tra l'allenatore e il resto dello staff tecnico e dei giocatori. Sembra ormai che la spaccatura tra giocatori e allenatore, e tra Giuntoli e lo stesso Allegri, sia diventata insanabile, per quanto si cerchi continuamente di mascherarlo. È ormai la fine del ciclo Allegri, e sia lui che la società ne sono consapevoli. Commenta qui sotto esprimendo il tuo punto di vista. Ecco in arrivo l'erede di Buffon. Giuntoli ha scelto il futuro portiere della Juve. Guarda tutto il video e capirai di chi stiamo parlando. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus sta per compiere un colpo di mercato sensazionale, con l'arrivo sempre più probabile di un portiere di grandissimo talento nelle fila della vecchia signora. Il blitz, orchestrato da Cristiano Giuntoli, dirigente juventino, la scorsa sera a Milano, ha permesso alla Juve di prendere il sopravvento nelle trattative per l'estremo difensore, superando così la concorrenza di diversi club interessati. Stiamo parlando di un portiere italiano, che ha già dimostrato il suo valore e la sua capacità di essere ad alti livelli, ovvero il portiere del Monza Michele Di Gregorio. Di Gregorio è considerato uno dei migliori portieri del momento, con prestazioni di alto livello, che lo hanno reso un candidato ideale per il salto in una grande squadra come la Juventus. Il suo rifiuto del Newcastle a gennaio, nonostante un'offerta allettante, e l'interesse manifestato da Milan e Inter, testimoniano la sua determinazione a rimanere in Italia e a giocare in una delle squadre di vertice del campionato. Il possibile trasferimento di Di Gregorio alla Juventus potrebbe essere facilitato dal suo desiderio di restare nel paese per stare vicino alla sua famiglia, un aspetto che ha influito sul suo rifiuto di muoversi all'estero. Su questo colpo di Giuntoli vogliamo sapere il tuo parere. Di Gregorio è il portiere giusto per ereditare il ruolo di Gianluigi Buffon? Scrivilo nei commenti sotto al video. Le scelte di Di Gregorio hanno aperto la strada per la Juventus, che ora sta cercando di chiudere l'affare con il Monza. Il club lombardo chiede 20 milioni di euro per il portiere, ma potrebbe accettare un'offerta di 15 milioni più bonus o l'inserimento di una contropartita. È probabile che la Juventus offra anche un giovane giocatore come parte dell'affare, oltre al nome di Mattia Perin, che potrebbe essere preso in considerazione, visto il suo desiderio di lasciare la Juventus, per ottenere più tempo di gioco altrove. Se l'affare andasse in porto, Di Gregorio rappresenterebbe un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro della Juventus. Con il contratto di Wojciech Szczęsny in scadenza nel 2025, e senza un accordo per il prolungamento, Di Gregorio potrebbe crescere al suo fianco e diventare il suo erede naturale. La Juventus guarda anche ad altri talenti, come Andrea Colpani. Giuntoli sta costruendo la nuova Juve, e i tifosi sono già in ansia di vedere la nuova Juventus, dopo le ultime deludenti stagioni. Ciao, e alla prossima notizia!